aneddoto speciale quello di Gianni, perché è arrivato questo personaggio che era uno degli allenatori più in voga di quel periodo, e andammo in ritiro e io andai in ritiro con la prima squadra. Dopo 6 mesi che io mi allenavo con loro, lui ha avuto bisogno di vedere qualcuno anche nelle seconde linee, ed è venuto a vedere un campionato riserve e giocavamo alla grande assieme al presidente, ai dirigenti, così. E dopo un po' mi chiamò, e io ero il capitano di quella squadra, mi chiamò e mi disse: ma come ti chiami? E allora io mi sentito preso in giro scherzando, gli disse: mi sei 6 mesi che mi alleno con lei, cosa, non si ricorda chi sono? E allora mi mandò a quel paese come toscanaggio, bestemmiava come un turco. Venuta fuori la sua personalità praticamente. Sì. Poi subito dopo mi mandò a chiamare, da quel momento in poi, la domenica poi mi portò fuori, e da lì poi diventai titolare praticamente, ho giocato sempre. Poi quella col biscotto con miele era quella di Matrattia. Io ero uno abituato a mangiare un po' troppo prima delle partite, e non era normale, mi stavo abituando piano piano a fare una dieta da atleta, specialmente pre-partita. Quindi mangiando poco mi venivano le capre allo stomaco durante le partite. E Totino Quadragia, che era un grandissimo personaggio, innamorato del calcio, di quelle persone che veramente fanno solo bene a vederle, a sentirle, mi preparava dei biscottini col miele o con la marmellata, mentre io passavo vicino alla panchina mi chiamava e me ne dava uno, così evitavo i crampi allo stomaco. I miei compagni non capivano, e tutti pensavano, anche da fuori, che so che mi dava qualcosa io la mangiavo. E dopo un po' abbiamo dovuto spiegarla che era... Probabilmente eri soggetto all'antidoping ogni partita, praticamente. Capito? E quindi invece era io, lui mi dava i biscottini col miele. Senti, in chiusura, come al solito, noi chiediamo una parola in dialetto palermitano che magari gli è rimasta nel cuore, che magari si usa come intercalare adesso nei ricordi. A te possiamo chiedere l'effetto contrario. C'è qualche compagno del nord che pronunciava qualche parola in palermitano in maniera curiosa e tu scoppiavi dalle risate magari? Ehi, cui noto che sei, ma non sapevamo dirlo.